Per quanto riguarda la delega ai servizi, guardi, la legge 200, la legge del 2007, questo approfittiamo per chiarirlo a tutti i cittadini, attribuisce al Presidente del Consiglio la responsabilità politica, giuridica sulla sicurezza nazionale. Quindi io ne rispondo comunque. Che mi avvalga o meno della facoltà, la legge la prevede come facoltà, quindi non è obbligatoria, tant'è che anche il Presidente Gentiloni, che mi ha preceduto, non si è avvalso della facoltà di nominare una persona di fiducia per gli affari, diciamo, correnti. Ma anche se mi avvalessi questa facoltà, vorrei ricordare che ci sono funzioni non delegabili, essendo io l'autorità delegante, ne risponderei comunque. Quindi il problema, e aggiungo tra l'altro, che abbiamo un organismo che si chiama Copasir, è un organismo parlamentare, è composto da tutte le forze rappresentate in Parlamento. Addirittura, essendo un organismo di garanzia, prevede che la presidenza sia affidata a un esponente delle forze di opposizione. Il Copasir ha funzioni di vigilanza e di controllo sull'operato del Presidente del Consiglio e sull'operato delle agenzie di intelligence e garantisce che ci sia il rispetto dell'interesse generale e che ci sia che le attività di intelligence e la direzione politica risponda nel segno del rafforzamento dei presidi delle istituzioni democratiche del Paese. Quindi chi chiede al Presidente del Consiglio, in questo assetto normativo istituzionale, di dover delegare, deve spiegare, secondo me, perché lui, ma cos'è, non si fida del Presidente del Consiglio? Allora bisogna cambiare la legge. Cioè, invertiamo un po' l'ordine dei fattori, cerchiamo di capire perché si chiede a un Presidente del Consiglio che non si è attribuito dei poteri, non me ne posso liberare dei poteri, cioè lo volete comprendere che non mi posso liberare di questi poteri? Perché necessariamente mi devo avvalere di questa facoltà? Spieghiamolo.